Pronto, pronto, sono io Picasso. Ti ho fatto uno squillo e sono carino, ma sappi che io non ti dico niente. Cosa ti dice? Sono un pazzo, se mi facessero una telefonata del genere chiamerei i carabinieri. No, questo è il testo di quella famosa canzone Dragostea di Tei del 2004, una canzone rumena. Chi si sarebbe mai aspettato una canzone rumena dopo anni in cui le sue rumeni per noi erano soltanto... Chi erano i rumeni? Non si sa, non lo sapevamo. Al di là del muro. Al di là del muro, come polacchi, cioè, erano tutti di là, sapevamo che erano una massa, poi invece il muro è caduto e loro hanno subito acquisito tutto ciò che noi potevamo dare loro. Il meglio e anche soprattutto il peggio. Ma quando sei andato da Fazio, hai detto appunto, parlando dei protagonisti del tuo libro, Aiduci, che i tuoi rumeni sono angelici. No? Anche da questi versi sembrerebbe effettivamente che sono angelici, perché uno chiama, dice ciao così, poi dice io non ti chiedo nulla, non ti chiedo niente, in realtà insomma, nel momento in cui chiami qualcosa devi pur fare. Non può chiamare anche per salutare. Ah, però insomma, dice, qui, che io non ti chiedo niente, però sembra quasi che chissà, forse aveva intenzione, dietro c'era qualche intenzione... Nascosta, ma sicuramente io non ti chiedo niente, se tu vuoi poi dammi pure tutto. No, ma loro, i miei vicini rumeni, poi sono stati la fonte di ispirazione del libro, non chiedevano mai nulla direttamente. Facevano capire, vorrei, ci piacerebbe, sanno usare benissimo i condizionali, è meglio di quanto sappiamo usare noi. E alla fine tu dici, vabbè, ho capito. A volte mi sembrava di essere Pippi Calzelunghe. Sai, Pippi Calzelunghe, quando Tommy e Annika andavano a casa di Pippi, Pippi aveva sempre qualcosa e dava loro qualcosa ed era quello che loro desideravano avere. C'è una cosa che racconto anche nel libro. Io ricevo questo lettore DVD da questa terrificante emittente per cui lavoravo, mi regalavano questa cosa, non sapevo cosa farne, ne avevano già uno. Incontro lui e gliel'ho dato e lui era felicissimo perché lo stava proprio aspettando. Allora lì mi sono sentito Pippi Calzelunghe. Perché io poi, siccome lui è di religione evangelica, è convinto che pregando, un po' come i buddisti, pregando tu ottieni tutto. E lui pregava per avere appunto il lettore DVD. Io ci ho provato anche con la Jaguar, ma non mi hanno ascoltato lassù. La notte pregavo per avere niente da fare. Evidentemente di avere un tipo di rapporto con la fede diverso da quello che hanno i cattolici. Tant'è vero che cattolici ed evangelici non si stimano molto. Ma perché ti è venuto proprio l'idea di raccontare di loro? Di rumeni? Perché? Cioè, com'è nata l'idea? Nel senso, forse legato appunto alle problematiche sociali o comunque... Sai cosa? Io ho cominciato a prendere appunti ogni volta che succedeva qualcosa tra me e loro. E anche quando avevo ancora il blog, magari raccontavo cosa hanno fatto i rumeni stasera. Poi, quando mi hanno chiesto appunto di scrivere una specie di romanzo d'appendice per questa rivista che si chiama Film TV con cui collaboro, ho detto, ma potrei raccontare questa storia dei rumeni, anche perché era un periodo in cui si parlava molto di rumeni in maniera naturalmente becera, cioè tutti i rumeni pronti a violentare chiunque, tu non puoi uscire di casa e trovi qualche rumeno più violento. E io pensavo invece ai miei rumeni, ai miei vicini di casa, vabbè, provo a raccontare questa storia, vediamo un po' se qualcuno reagisce. Ci sono state anche delle reazioni negative quando alcuni capitoli sono usciti sul giornale, perché naturalmente hanno scritto Sara Branca che sono tanti rumeni perché non se li tiene in casa. Io ho risposto, ma effettivamente li avevo in casa, li avevo su, vicini, per cui ogni accusa era totalmente infondata. Infatti nell'intervista che poi compariva sul Paradiso degli Occhi ti chiedevo pure se ci avevi rimesso dei soldi. Io ti ho risposto dicendo che non ho rimesso molti soldi, ci ho rimesso tempo, pazienza, perché le volte veramente facevano perdere la pazienza. Quando non voleva capire perché devi andare a fare un ennesimo bollettino postale, ci sono già passato io, mi sono già rovinato io, perché vuoi rovinarti anche tu? Però, come sempre ti ho risposto, ho avuto anche molte cose in cambio, cioè è stato sempre uno scambio. Cioè, io, se ho imparato un po' a rinunciare a un po' al superfluo, perché sto veramente cercando di rinunciare a queste cose, è un po' merito loro, perché non volevo rovinarmi come loro, non volevo avere una casa come la loro, che era un accumulo di cose superflue. Cioè, non riuscivano a vivere con poco, dovevano vivere con tanto. Ma poi cose anche vecchie bambole, non buttavano via niente. Senti, hai presentato il libro da Fazio, sì. Lo hai presentato da qualche altra parte? No, finora soltanto lì. A me non piace fare le presentazioni nelle librerie, e nelle biblioteche. Triste. Tu arrivi là, tre sedie vuote,
poi arriva, che so, appunto la vecchia signora maestra in pensione che ti fa delle domande assurde, il ragazzetto della New Epic che comincia, perché non ti occupi di cose più interessanti? Che cosa? Cioè, di cosa dovrei occuparmi? Ci sono temi gravissimi, la camorra è un tema grave, però devi conoscerlo. Se tu sei nato in provincia di Caserta, lo hai sotto casa tutti i giorni. Chi è nato a Porta Romana, a Milano, negli anni 60, non l'ha conosciuta. Adesso mi dai un là. Quello che mi chiedo, per esempio, a proposito di Camorra, no? Di Saviano. Allora, Saviano ogni volta che si parla di Camorra parla e parla anche degli ultimi episodi, ma se lui vive costantemente guardato da vari scagnozzi, così non esce di casa perché è stato minacciato di morte, che poi non è vero, come fa a sapere tutte queste cose? È quello che mi. Leggerai i giornali, cioè, Ah, scusa. però viene chiamato poi quando si tratta di parlare. Ma sai cos'è? Che si rivolge a un pubblico un po' particolare. A me ha molto colpito, adesso non vogliamo parlare di Saviano, perché No, se ne è per parlato carità. troppo, però parliamo del pubblico. C'è un sito terrificante, si chiama alfemminile.it, in cui queste segretarie annoiate discutono, discettano un po' di tutto. La sezione letteratura ha delle perle, tra cui questa tipa, sicuramente una parrucchiera, con tutto il rispetto per le parrucchiere, di cui io non mi servo più da tempo, tra l'altro, ne faccio da solo a casa, una Siamo in due. macchinetta, molto più comodo, si risparmia e non senti le chiacchiere. E questa ragazza diceva: ho visto Saviano da Fazio, quante cose sa quell'uomo, punto esclamativo. Ho comprato sul libro anche se non lo leggerò. Vabbè, questa è la nuova, non la nuova epica, è la nuova critica letteraria, no? E a proposito appunto di pubblico, io seguo sempre il programma di Fazio, però devo dire che spesso e volentieri lo critico. Lo critico perché appunto per la presenza degli ospiti, o sei ricco, sei miliardario, o sei un attore da premio Oscar, e gli scrittori o hanno pubblicato libri da 2 milioni di copie oppure nulla. Infatti mi ha meravigliato che ci sia arrivato te, finalmente, Io sono molto meno sotto i 2 male. milioni di copie, Sì, purtroppo. vabbè, purtroppo per te, Quasi però di 2 insomma. milioni di copie sono sotto. Perché fa questa scelta Fazio? Tu che lo conosci bene, insomma. Perché ormai si rivolge a un pubblico medio, il pubblico televisivo è sempre un pubblico medio, perché la televisione ti arriva a casa, puoi scegliere il canale, ma non è una grande scelta. Una rivista è già più selezionatrice, cioè una rivista è un pubblico più selezionato, perché comunque devi scegliere, devi leggere, devi comparare. Quindi accendendo la televisione chiunque, appunto dalla parrucchiera di Saviano che abbiamo parlato prima, magari una persona che vede solo quello e basta in TV, bisogna accontentare tutti. E bisogna dare a questo pubblico ciò che il pubblico vuole, cioè la medietà. E la medietà è quella che ha più successo, perché le cose un po' più strane non vendono, perché si fa fatica a capirle. Fabio Volo vende, perché comunque è l'espressione, non è un'accusa, è l'espressione della medietà. Quello che è, che sono Eros Ramazzotti o Laura Pausini in musica, la medietà totale, Muccino nel cinema, cioè cose che non ti danno, non ti fanno fare fatica, ma ti danno comunque l'idea di aver letto un libro, aver ascoltato della musica, aver visto un film. Quindi sei entrato un po' nel novero della cultura, e va benissimo, perché piuttosto che non fare niente, cioè. Però, proprio perché comunque come spazio uno dei pochissimi in TV, potrebbe, che ne so, su 10 scrittori, 9, ok, sì, famosi, strafamosi, stramiliardari, ogni tanto Beh, uno uno. l'ha già invitato, sono io, per cui adesso per un anno è a posto, no? Che io l'anno scorso, 2 anni fa, ho visto Carlotto, Massimo Carlotto, ma l'ha fatto mettere seduto su quelle sedie Carlotto piccoline. sulle sedie? Eh sì, Carlotto sulle Carlotto però è sedie. un otto, è famoso, cioè Eh voglio sì, però dire, anche Carlotto non è stato invitato nella poltrona, quella del tizio, la La poltrona, no, poltrona. no, l'ha tenuto lì, in mezzo alla gente, sì. Ma quest'anno invece stanno facendo proprio il contrario, quest'anno anche l'anteprima, diciamo, l'ospite che ha me, secondo loro, ha meno da raccontare, quindi 10 minuti, sta sulla poltrona, infatti io ero sulla stessa poltrona dove si è seduto George Clooney, quanti possono dirlo? Cioè, sono Sì, seduto infatti, sulla stessa. tu lo puoi dire, io no. Per me non era la stessa poltrona, per me ne hanno messo un'altra. E comunque guarda, io ho fatto veramente decine di interviste, tutte le trasmissioni, ero molto agitato quel giorno, Sì, eh? non so perché, perché comunque avevi. Ma perché sai che ho seguito da milioni di spettatori oppure No, perché? no, non è il numero, è il tipo di spettatore. Ho fatto cose in cui c'era, quando abbiamo fatto l'altro programma in Romania avevamo anche punte di 10 milioni di spettatori, interessava. Lì invece ero proprio io che parlavo del mio libro con un pubblico che era lì per sentire parlare di questa cosa, quindi ero un po' più agitato. Però alla fine ce l'ho No, fatta, sono è andata uscito bene, io l'ho vivo. rivisto anche su YouTube, mi pare, insomma, un buon intervista, insomma, carina. Grazie.